All'inizio dell'emergenza Xilella, il governo ha sempre lavorato per tutelare il reddito degli olivicoltori danneggiati. Concretamente, abbiamo previsto uno stanziamento di 11 milioni di euro per le imprese pugliesi danneggiate da questo batterio. Proprio in queste ore abbiamo provveduto a completare l'iter di riparto delle risorse e a firmare il decreto che destina le risorse della Regione per il ristoro dei danni subiti. Lo ha annunciato il ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Maurizio Martina, al Question Time alla Camera in risposta a un intervento. Interrogazione del parlamentare Nicola Ciraci del gruppo misto CR. Già con la legge di stabilità 2014, ha ricordato il Ministro Martina, è stata autorizzata una spesa di 5 milioni di euro finalizzata al potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale per l'emergenza provocata dal batterio Xylella fastidiosa, di cui un importo superiore a 2,6 milioni di euro è stato destinato all'attuazione delle misure urgenti.